fa partenza al largo di tutti Ottavino P che va ad attaccare Niagara Gifar. I due prendono vantaggio con Niagara che ribatte ad Ottavino, mentre interviene subito la Nougat del Cigno. E Nougat del Cigno, dopo che Ottavino si è accodato, va a chiedere strada a Niagara Gifar. Intanto c'è l'errore e la squalifica di Nasty Reef, numero 10. E dopo 200 metri di corsa in 15.9, Nougat del Cigno, la Lindy Lane di Casa Esposito, passa al comando. E Nougat del Cigno su Niagara Gifar, Ottavino P, Orion. Per linee esterne, con molta gradualità, vediamo risalire Nadine Tommy. 32 scarsi per i 400 metri con Antonio Esposito, che non ha motivo né ragioni per accelerare, visto che il treno esterno viaggia ad almeno 3-4 lunghezze. In schiena alla battistrada c'è sempre Niagara Gifar, quindi Orion. E Nadine Tommy si trascina Over the Sky, mentre in terza pariglia vediamo Nasdaq. Si giunge così agli 800 metri con molta tranquillità. Infatti sono passati in 1.05, con Nougat del Cigno a gestire la situazione a largo. Ora si è avvicinato Romeo Gallucci con Nadine Tommy. In seconda posizione c'è sempre la Niagara, Over the Sky in posizione da sparo, chilometro tranquillo in 1.19.3, con Antonio Esposito, con la Lindy Lane a dettar legge su Nadine Tommy, Niagara Gifar, Over the Sky, Ottavino P. Ed ora comincia un po' ad accelerare Antonio. Vediamo che i tre quarti di miglio passati in 1.35, ha veramente fatto tutto ciò che voleva Nougat del Cigno, ma ora Nadine Tommy comincia a pressare l'avversario. Si avvicina Over the Sky e ferma di passo Niagara Gifar. Si avvicina anche Nasdaq. Ed ora Nadine Tommy fa sul serio su Nougat del Cigno, la appariglia, mentre Over the Sky la segue a due lunghezze, quindi Nasdaq. E Nadine Tommy dà un severo attacco a Nougat del Cigno, sembra completamente avere prendere la meglio Nadine Tommy, e ferma Nougat del Cigno, si avvicina Over the Sky, così come Nasdaq. Si avvicina anche a Ottavino P, si entra in retta d'arrivo con il numero 7 di Nadine Tommy, che ha preso vantaggio importante da Over the Sky a largo di tutti Nasdaq. Nasdaq ed Over the Sky vanno all'attacco di Nadine Tommy, sembra ancora contro la galoppa Romeo Gallucci, via libera per Over the Sky, che la porta a casa su un ottimo Nasdaq, mentre a quattro lunghezze c'è Ottavino P. 2.33.1, 1.16.5 per una bella vittoria di Over the Sky sull'errore a 100 dal palo di Nadine Tommy, che oggi ha fatto un vero e proprio numero, mentre per il secondo un buon Nasdaq viene a prendere un buon piazzamento, e non male il rientrante Ottavino P per i numeri 12, 8, 6. Una bella vittoria di Ivano Fierro e il suo Over the Sky.